L'auto presidenziale si ferma sul piazzale dell'attacco fluviale di Crespino. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rodigina d'origine, visita la sua terra, mai così assetata. Osserva il grande fiume, mai così vuoto. Le moto d'acqua vigilano dal Po. La seconda carica dello Stato scende fino alla riva. Ci sono 3,5 metri d'acqua in meno. Siamo a 50 chilometri dalla costa, ma sotto uno strato d'acqua dolce si trova il cuneo salino, il Mar Adriatico. Il viaggio prosegue in un campo di mais, ettari, colorati di giallo secco. Le mostrano le pannocchie, piccolissime, non si sono sviluppate. Qui verrà tutto tranciato e destinato al biogas, un quinto il guadagno per la giovane proprietaria. Questa la fotografia della terra tra i due fiumi nell'estate della grande siccità. Aver visto il Po in secca e vedere qui i campi di mais arsi dal sole è davvero un grande colpo al cuore. Piogge ridotte del 60%, la portata del Po a luglio ha registrato un nuovo minimo storico, il Sale intacca le falde fino a 35 chilometri, una crisi senza precedenti, ma il comparto ricorda altre annate, 2003, 2007, 2012, la siccità deve diventare un'agenda politica. I prodotti agricoli sono il petrolio nero dell'Italia e rappresentano una delle maggiori risorse. Se manca il grano e se manca il mais, noi dobbiamo rivolgerci ad altre economie e la siccità oggi non è soltanto un problema sulle spalle degli agricoltori, è un problema che sarà sulle spalle di tutti i cittadini, di tutte le famiglie, che quando andranno al supermercato, già oggi, negli ultimi tempi, si ritrovano i prezzi degli alimentari aumentati di più del 10%. Quindi noi dobbiamo assolutamente impedire che la siccità si trasformi in un deserto economico. Intanto si fa fronte all'emergenza, approvato il piano della regione di 4.800.000 euro, il 60% è destinato solo al delta del Po, poi un'altra ventina di interventi in tutto il Veneto. Questi 4.800.000 li abbiamo concentrati solo sulle problematiche idropotabili. La scala del finanziamento riguardava solo l'aspetto idropotabile e quindi l'altro grosso punto assolutamente nuovo è il potabilizzatore di Caorle, che pur trovandosi a 22 km all'interno della costa ha trovato il cuneo salino anche questo, e quindi abbiamo dovuto fare dei bypass anche per arrivare in questo potabilizzatore.